Pignataro, una delle nuove giocatrici del Volturno. Allora, innanzitutto un giudizio su come ti stai trovando in questo club. Allora, devo dire che non mi aspettavo di trovare questo gruppo, nel senso perché comunque all'epoca sempre stata rivale con il Volturno, giocando con l'Acqua Chiara, però mi sono davvero ricreduta con l'allenatore Mauro, Serena, che è la nostra team manager. Le ragazze veramente sono state tutte molto accoglienti e disponibili nel farmi inserire in questo gruppo, quindi mi sto trovando davvero come se fossi una seconda famiglia, davvero contenta. Un Volturno che non è più primo in classifica perché ha pareggiato Civitavecchia, però su un campo dove difficilmente faranno punti, quindi ecco un risultato sostanzialmente che ci sta. Sì, beh, in effetti la partita scorsa contro il Civitavecchia è stata abbastanza combattuta anche per noi, diciamo che sapevamo un pochettino che ci sentivamo già questa sensazione che non sarebbe andata bene, però diciamo che siamo riuscite poi a mantenere la calma, a rimanere comunque una squadra, a cercare di portare, di mantenere i punti e di non perderli, quindi sì, amareggiata per il pareggio, ma comunque sono stata contenta perché siamo riuscite comunque ad essere un gruppo e a cercare di dare ognuna di noi il meglio di sé durante la partita. E domenica si gioca contro il Fenelo di Coda Gepi, una squadra che sulla carta insomma è a zero punti, neopromossa, giovani ma che nuotano e che comunque vorranno fare il colpo qui a Santa Maria. Sì, abbiamo saputo che è una squadra abbastanza giovanile, ovviamente ogni partita a sé come le precedenti, noi cerchiamo di dare comunque sempre il massimo, non ci facciamo la testa prima di rompercela, quindi non diciamo quello che vogliamo, nel senso che noi cerchiamo domenica di ognuna di noi di giocare bene, di ovviamente fare gioco di squadra e di cercare di non perdere nelle sciocchezze, e quindi vedremo domenica come andrà. Speriamo bene di dare il massimo appunto ognuna di noi con l'aiuto dell'allenatore che ci è sempre vicino e ci incoraggia in ogni nostra scelta o decisione.